Allora, buongiorno e bentrovati a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Salsa Lucci, presidente dell'Orchestra Sinfonica Rossini, e oggi presentiamo Carmen nei piccoli teatri storici delle Marche. Questo progetto si inserisce nel filone Opera Smart che da qualche anno l'Orchestra Rossini porta avanti. Laddove non è possibile esibirci in 40-45, qual è il nostro nucleo? Ci siamo inventati altre modalità e una di queste è riscrivere i grandi titoli per formazioni più piccole per poi proporli o in giro per il mondo come c'è successo con il Barbiere di Siviglia nell'anno rossiniano oppure nei piccoli teatri che ci sono sia nella nostra regione che in tutta Italia. Due cose vanno dette. Uno, che si può fare questo quando ci sono degli arrangiatori di livello, perché comunque toccare il testo sacro del compositore è sempre cosa molto difficile e rischiosa. Quindi, dopo tanti anni, avendo trovato diversi arrangiatori come Roberto Molinelli, Noris Bortoncelli, Daniele Rossi, testati in qualche modo nella loro capacità di restituire con organici più piccoli la stessa o quasi la stessa volontà del compositore, abbiamo iniziato a fare questa cosa. Quindi arrangiamenti, uno. E due, la capacità dei professori d'orchestra di esibirsi in piccole formazioni, perché poi suonare in un'orchestra professionale non è semplice, vanno fatte le audizioni, eccetera, eccetera. Ma poi suonare in piccole formazioni da 8, 9, 10 elementi è ancora più difficile, perché da professore d'orchestra si diventa solista. Quindi queste due caratteristiche ho la fortuna di averle nel nostro gruppo di artisti, quindi arrangiatori e solisti, e allora ci siamo messi all'opera, come proprio possiamo dire, affermare in questo caso. Avremo comunque un'opera con allestimento, questo va detto, quindi avremo scene, costumi e regia, e poi parleremo anche della regia. E coinvolgeremo tutti gli artisti che solitamente sono coinvolti in un'opera, per cui ci saranno degli strumentisti, i cantanti necessari allo svolgimento di questa rappresentazione e anche un corpo di ballo. Quindi, tra tutto, riusciremo a coinvolgere oltre 20 artisti in queste due esecuzioni di Carmen. Per quanto riguarda la solista, non so chi sia, per Federica, scusate, dopo lo spegno. E per quanto riguarda l'interprete principale è Anna Malavasi. Anna Malavasi è un mezzo soprano che ha avuto una carriera incredibile. Questa mattina parlavamo dei suoi 10 anni di collaborazione con il maestro Riccardo Muti. E tra l'altro, questo titolo lei lo ha debuttato in una città marchigiana, a Fano. Poi è andata al Teatro Comunale di Bologna con il direttore Michele Mariotti e poi addirittura all'estero in una tournée con Daniel Boren. Quindi abbiamo un interprete di fama che è specializzata proprio in questo ruolo. Ultimamente ha deciso anche lei di dedicarsi alla rivisitazione registica per piccoli ruoli delle opere e quindi lei avrà doppio ruolo da interprete solista e regista. Come vedete ci sarà un corpo di ballo, le coreografie sono di Laura Bugherli, del Centro Coreutico Center Stage di Pesaro. Due considerazioni e poi ho fatto. Uno è che comunque proponiamo un titolo che può essere forse il simbolo della musica, Carmen, perché quando io racconto che il mio mestiere è organizzare cose per le quali persone provino un godimento, un'emozione, siamo una sorta di dispenser di bellezza. Da un lato quindi abbiamo la bellezza, ma appena diciamo della bellezza, viene naturale pensare anche ai messaggi invece che la musica può essere. E quindi in Carmen c'è questo dualismo continuo tra voler stare nella musica. Quindi ci sono i due aspetti, la bellezza della musica e il messaggio,
non ha età, purtroppo. E l'ultimissima cosa, questa iniziativa si regge su un finanziamento della Regione Marche, e quindi ringrazio l'assessore Giorgio Lattini per questa fiducia che ci accorda, e evidentemente è un'iniziativa che speriamo si possa ripetere negli anni prossimi. Abbiamo già presentato un progetto all'assessore che potrà subentrare a questa prima edizione, in cui cercheremo di valorizzare il patrimonio italiano, quello del 1800, che abbiamo presentato insieme al dottor Rudolf Kochmann. Quindi speriamo che negli anni prossimi possa continuare questa azione dell'Orchestra Rossini nei piccoli teatri storici delle Marche. Bene, allora io ringrazio, saluto tutti i presenti anche a distanza, e ringrazio il presidente dell'Orchestra Sinfonica Rossini per questo bel progetto che appunto abbiamo voluto sostenere come Regione Marche, anche perché è molto coerente e in linea con la nostra filosofia di azione, che vuole mettere sempre di più in risalto i nostri teatri storici, ma soprattutto anche questi piccoli teatri, questi gioielli che si trovano all'interno dei borghi. Sapete che come Regione Marche abbiamo puntato molto sulla rinascita dei borghi, ma anche come cultura, ecco, puntiamo molto l'attenzione anche sui teatri storici. Sappiamo che la nostra regione è una delle regioni con più teatri rispetto al numero degli abitanti e al numero dei comuni. Abbiamo più teatri di tutta l'Italia del Sud, se teniamo presenti questi parametri. E quindi è per questo che abbiamo anche presentato la domanda a UNESCO come regione dei teatri. E quindi tutti i teatri del nostro territorio, soprattutto quelli dei piccoli borghi, ecco, per noi sono dei grandissimi valori che dobbiamo potenziare sempre di più, anche perché il teatro rappresenta la comunità del luogo e vogliamo che ritorni a essere quel luogo identitario per cui è nato, e quindi che ritorni ad essere un punto di riferimento della comunità locale. Quindi benissimo questi spettacoli di altissimo livello che grazie insomma al lavoro che è stato fatto e proposto dall'Orchestra Sinfonica di Rossini, si è riusciti a portare, ecco, delle rappresentazioni storiche importanti come la Carmen anche all'interno dei piccoli teatri. Quindi penso che questo sia un bellissimo successo, ma anche un bellissimo segnale che, appunto, ripeto, è proprio in linea con la volontà che abbiamo di, ecco, far vivere questi territori dell'entroterra. Poi adesso oggi abbiamo appunto il teatro di Ripa Tranzone, il teatro di Monte Carotto, quindi in provincia d'Ancona, in provincia di Ascoli Piceno, quindi siamo sono questi due teatri simbolo della nostra regione, che rappresentano un po' il nord e il sud delle Marche, e è un'operazione che sicuramente dovrà continuare, un'operazione che anzi andrà potenziata, e sicuramente come regione insomma saremo a disposizione per proseguire questa azione diciamo virtuosa per questi piccoli borghi e questi gioielli speciali di questi che sono appunto questi teatri storici. Perfetto. Vogliamo sentire la regista o... Ok, Anna, allora per i giornali all'ascolto abbiamo anche la protagonista e regista Anna Malabasi, che è collegata telefonicamente, e se tu apri il microfono, Anna, poi fai tutto il percorso. Ecco, mi sentite adesso? Sì. Sì, allora intanto buongiorno a tutti. Allora, questi progetti di opere pocket nascono con un'idea anche di andare incontro alle esigenze che si hanno adesso in teatro, in un momento storico come stiamo passando adesso, e quindi
si è pensato anche di dare al pubblico un genere di spettacolo che arrivasse nell'immediato, quindi creare dei highlights di un'opera piuttosto che eseguirla interamente, quindi si hanno i vari momenti, diciamo, apice dell'opera rappresentati anche a livello visivo, quindi è una sorta di concerto ma anche con una rappresentazione attraverso costumi, attraverso un balletto, attraverso una scenografia. Nel caso di questa Carmen ho voluto ispirarmi al Toro di Osborne, che è il simbolo della Spagna. Abbiamo creato questo gigantesco toro nero di 5 metri per 4 che, diciamo, impera sulla scenografia. E nel caso di Ripa Transone, per esempio, ho visto anche questo palcoscenico così ripido che darà magari ancora più, renderà ancora più suggestivo questo toro, perché essendo un teatro antico comunque era tipico da allora fare questi tipi di palcoscenici. Ho la fortuna di avere la collaborazione anche di un ottimo balletto che secondo me dà una marcia in più comunque a uno spettacolo come Carmen, che richiede assolutamente anche secondo me la parte della danza che sia parte insomma dello spettacolo. E quindi insomma, e poi la cosa difficoltosa certo è fare una regia, avere un'idea di uno spettacolo, scenografia e tutto, ed esserne anche la protagonista, e in questo caso con Carmen si vedranno proprio le arie principali di lei, quindi si passerà a Banera, Serie D, la chanson bohème, l'aria delle carte, duetto finale, i momenti salienti. In questo genere di progetto di opere pocket ci sono i protagonisti dell'opera, quindi quelli più salienti, Escamillo, Don José, Frasquita Mercedes e Zuniga, oltre che Carmen e Micaela, e si tengono da parte con quelli che sono magari dei personaggi che non fanno proprio la chiave, che non rendono proprio la chiave della storia. E si cerca di fare un tipo di spettacolo che abbia una durata e una messa in scena che sia adatto a qualsiasi genere di pubblico, sia quelli più appassionati d'opera, quelli che la conoscono, dando un livello, diciamo, a livello professionale, dando un ottimo livello a livello musicale, artistico, ma anche per chi magari si approccia per la prima volta all'opera. Secondo me sarà uno spettacolo comunque che ha un certo tipo di leggerezza, dato che ha una durata che non è dell'intera opera, e quindi sarà gestibile e digeribile tra virgolette da chiunque, ecco. E poi c'è la qualità comunque di strumentisti che arrivano da una grande orchestra. L'importante è avere una qualità insomma eccellente di persone, di cantanti, di musicisti che hanno una certa carriera, e di rendere però uno spettacolo che sia un pochettino più stringato rispetto a un'intera opera che magari non è capita e intesa da tutti, ecco. Questo è quello che si è voluto. Grazie. Prego. Grazie davvero di essere con noi, perché insomma sei una grandissima artista e siamo contentissimi di fare questa cosa con te. Facciamo adesso le amministrazioni che sono presenti, proprio partiamo da Marta Giovannetti per il comune di Monte Carotto. Grazie, allora vi porto i saluti anche del sindaco Giuseppe Paoloni, che non è potuto essere presente. Ma insomma vorrei ringraziare assolutamente Saud e l'Orchestra Sinfonica Rossini per aver proposto questo magnifico progetto che secondo noi davvero dà riconquista uno spazio a una delle forme, no, di spettacolo teatrale più complessa, più ricca, che quella dell'opera, che nei piccoli teatri magari difficilmente potrebbe rincontrare il pubblico. Però come dicevo, Saud è un ritorno dell'opera a Monte Carotto, perché il nostro teatro di metà 800 nasceva proprio come teatro comunale e come teatro d'opera, e anche per questo che ha delle caratteristiche del palco insomma particolari. E quindi per noi questa è una grandissima occasione, della quale ringraziamo veramente l'Orchestra Sinfonica e anche la Regione, perché per noi è stato ricordato questa attenzione per i borghi e per la bellezza e la cultura, che non è soltanto, no, per diversi intrattenimento, e come stiamo vedendo anche in tante future direzioni, il welfare culturale fa parte veramente di un modo che non è soltanto quello di abitare i borghi, ma di viverli, e quindi
Noi ci stiamo spingendo come amministrazione in questa direzione di portare a teatro quello che lo può contraddistinguere, quindi l'opera fa parte proprio del DNA del nostro teatro e per noi è stato bellissimo poter accogliere questo progetto, questa operazione che noi stiamo facendo nella gestione del nostro piccolissimo teatro incontra sicuramente l'apporto e il lavoro di tante istituzioni come per esempio l'AMAT o anche il Teatro Pirata, per noi è primaria anche un'offerta comunque che incontri quelli che sono i giovani e che capiscano comunque l'importanza della cultura e dello spettacolo nei grandi e nei piccoli teatri. Quindi ecco, questa per noi è davvero la ciliegina sulla torta e non potremo concludere questo anno in maniera più bella, anche perché durante il lockdown, nel quale no, per i teatri è stato, per gli operatori culturali in generale, un periodo particolarmente difficile, il Corriere della Sera faceva una piccola disamina dei teatri italiani e ha definito il nostro teatro la piccola Scala delle Marche, perciò con la Carma in quest'anno siamo davvero contenti. Quindi grazie da parte del Comune di Montecarozzo, di nuovo i saluti del Sindaco Giuseppe Paoloni, grazie. Grazie Marta, brevissima cosa sui palcoscenici, teatro che vai, palcoscenico che trovi, perché quello di Montecarozzo è incredibile perché è molto più grande rispetto, in proporzione rispetto a tutto il teatro, quindi ci siamo entrati e avevamo paura di non starci, invece quello di Ripatrassona ha questo declivio particolare, per cui è bellissimo che ogni teatro sia un teatro storico, ma ognuno ha la sua particolarità. E quindi lascio la parola a Stefano Fraticelli per il comune di Ripatrassona. Grazie, grazie mille a tutti, bentrovati a tutti i presenti, saluto chiaramente l'assessore Latini, che ringrazio per il sostegno e la partecipazione anche a questa conferenza, e saluto chiaramente il presidente Salucci per aver creduto anche nel nostro teatro, il Teatro Luigi Mercantini. Ecco, noi siamo molto contenti, chiaramente diciamo esprimo questa felicità anche a nome del nostro sindaco, l'ingegnere Alessandro Lucciarini De Vincenzi, che purtroppo per sopraggiunti impegni non ha potuto confermare la sua partecipazione. Noi siamo molto felici perché proponiamo in collaborazione con l'Orchestra Rossini e con il patrocinio e il sostegno della Regione Marche questa opera all'interno del teatro che è intitolato al poeta risorgimentale Luigi Mercantini nel 200° anniversario della sua nascita e nel 150° anniversario che si terrà nel 2022 della sua morte. E siamo molto contenti anche perché, come diceva la collega di Montecarozzo, che saluto e che ringrazio anche per la collaborazione, siamo molto felici perché si genera con questo tipo di iniziative un network di teatri e di luoghi di cultura che è importante promuovere. Ciò che dobbiamo fare sicuramente come realtà locali è certamente quello di promuovere in maniera organica e coesa una offerta di livello, e in questo caso siamo molto felici che siamo luogo di un'offerta di livello, ma soprattutto un'offerta omogenea che sia comprensibile anche per il pubblico e perché no anche per tutto il comparto turistico di cui insomma quest'anno celebriamo anche un bel risultato. Di conseguenza iniziative come queste non possono far altro che promuovere i nostri borghi e la vita che insomma li contraddistingue. Ecco, prima l'assessore Latini citava la candidatura UNESCO. Io ringrazio la Regione Marche per questa iniziativa importantissima e che va a sostegno delle nostre piccole realtà che hanno questi gioielli, quindi sosteniamo con forza questa candidatura e insomma se ci è possibile anche in qualità di Comune di Ripatrassona ci rendiamo disponibili ad essere stakeholder nel processo di candidatura. Ringrazio chiaramente anche la regista Anna Malavasi che ha diciamo anche caratterizzato le specifiche del nostro piccolo teatro. Pensate, il nostro teatro, e qui concludo, è posto all'interno del Palazzo Trecentesco, che è il Palazzo del Podestà, al primo piano, probabilmente uno dei pochi
teatri che all'interno di un palazzo sono posti all'interno di un piano che non è più una terra, quindi questo rende sicuramente le caratteristiche tecniche del teatro singolari, ma siamo davvero lieti che comunque le sue caratteristiche lo rendono adatto per accogliere iniziative di questo tipo. Quindi grazie, grazie davvero a tutti, grazie al network di istituzioni e di realtà culturali che ha creduto nel progetto e ha creduto anche nella possibilità che Ripa Tranzone insieme a Montecarotto potesse essere luogo in cui proporre questa opera. Quindi grazie davvero a tutti. Grazie Stefano. Non so se ci sono delle domande da Luca Fabri e Alessandra Massi, altrimenti sciogliamo la seduta. Per me è tutto chiarissimo, grazie. Grazie. Sì, tra l'altro anche il teatro di Ripa Tranzone fa due rampe di scale e da lì si discute un teatro ancora che va su. Per cui è incredibile anche questa cosa. Va bene. Allora, grazie. Un saluto a tutti, allora. Grazie, grazie mille. C'era una mano. Ah, c'era una mano? Sandra Massi. Sì, vuole fare una domanda, grazie. Come è stato Simone che la... Alessandra? Samuele? Domanda... Tu così un po' stanca, posso dire cosa? Ma sono dice che aperto il microfono, però non la sentiamo. È importante. Forse sarà sbagliata, dai. Va bene. C'è uno scrivere, c'è una chat. No, forse uno se no alza la mano a volte involontariamente, perché non è successo. Sì. Ma sì. Magari è andata via, non... Mi sta scrivendo, non si è comunque. Ah, sì. Oppure dice non ha sbagliato. Non sta scrivendo, te la faccio. No, le date, va bene, le date sono già nella locandina, forse non l'avete detto, sì. Le date nei due stati. Allora, la prima sarà il 23 a Ripa Tranzone e la seconda il 27 a Montecarotto. Entrambe in cartellone sono alle 21.15 e l'ingresso per questa prima edizione, perché poi noi ci teniamo che la cultura abbia anche un piccolo costo, però per questa prima edizione è gratuito. Forse non l'ha aperto. Aperto ma si richiude. Ah, ok. Risulta aperto ma nella sua icona ci sono dei trattini, quindi forse c'è dei problemi tecnici. No, magari è grazie, ha detto rimango in potenza, va bene, quindi allora se Luca non c'è niente da chiedere, è tutto chiaro. Come foto siamo a posto? Sì, infatti lei che gli manca le foto del teatro. Io qui l'assessore. Mangiamo.